Allora, dicevo, oggi parleremo di metodo diretto di Lyapunov per l'analisi della stabilità di un movimento. In particolare, porremo soprattutto l'attenzione sull'analisi della stabilità di un equilibrio, va bene, di un particolare movimento che è un equilibrio del sistema. Ma partiamo in maniera del tutto generale. Sia x punto uguale f di x virgola u, il nostro solito sistema, è e sia ovviamente x di t, chiamiamolo x tilde di t, va bene, sotto un ingresso u tilde di t, un movimento del sistema, cioè in definitiva una soluzione. Quale? Quella che parte dallo stato iniziale x tilde di t con 0, ma dicevo una soluzione delle equazioni differenziali, x punto uguale f di x virgola u. Ora, questo movimento x tilde di t sotto l'ingresso u tilde di t, se noi facciamo il seguente cambiamento di variabili, chiamiamo in generale x di t uguale a x tilde di t più una variazione, chiamiamola xi di t. Cioè, andiamo a vedere come si comporta il sistema nei dintorni di quella soluzione che abbiamo preso in esame, x tilde di t. L'ingresso no, lo lasciamo stare, u tilde di t. Ottenendo quindi x punto, che significa x tilde punto più xi punto uguale ad f di x, e quindi x tilde più xi, virgola, l'ingresso non lo cambio, u tilde. Ora, ovviamente x tilde è noto. Va bene, perché è la soluzione su cui noi vogliamo effettuare l'analisi, e quindi questo x tilde lo porto dall'altra parte del segno di uguale, ottenendo xi punto uguale a tutta questa bella robina qui. Va bene? Che è una funzione di che cosa? È una funzione di xi e basta. Va bene? Perché x tilde, e quindi anche x tilde punto, è noto. Va bene, e u tilde è noto. E quindi questa qui la chiamiamo g di xi. Ora, questa g di xi ha un particolare, va bene, proprietà che ovviamente vale, è g di 0 uguale a 0. Perché quando poniamo xi uguale a 0, otteniamo f di x tilde u tilde meno x tilde punto, me lo sono scordato quel punto di sopra, però era ovvio che era x tilde punto, ovviamente è uguale a 0, perché x tilde è una soluzione di queste equazioni differenziali. Va bene? E allora, questo ci consente di affermare che xi uguale a 0 è un equilibrio di questo sistema trasformato. Perché g di 0 uguale a 0, va bene? E gli equilibri sono proprio quegli xi, va bene, che annullano la derivata, xi punto uguale a 0. E quindi, conclusione è la seguente: io cosa ho fatto? Se questo era disegnino a due dimensioni al solito, iscon 1, iscon 2.
x tilde di t, va bene, è un movimento, va bene, qualunque esso sia. E con questa posizione x di t uguale a x tilde di t più xi, e beh, al variare di t, va bene, scusate, xi1, xi2, xi sono le variazioni, va bene, rispetto al riferimento. Allora, se noi nell'analisi, va bene, dell'equilibrio nell'origine del sistema di questo, con variabili xi1, xi2, virgolette, lo dico in maniera molto semplice, bisognerebbe rifare tutto il discorso, ma troviamo ad esempio un intorno dentro cui sta sempre la traiettoria quando parto da O. È chiaro che la traiettoria deformata sta, va bene, dentro questo intorno che si muove con x di t. Va bene? Per cui, se decidiamo che l'equilibrio nell'origine del sistema xi punto uguale g di xi, va bene, è stabile, ovviamente la conclusione è immediata, è stabile anche il movimento iniziale di cui vogliamo studiare la stabilità. Se è instabile, instabile vuol dire che la traiettoria se ne va e vuol dire che prima o dopo io esco da questo tubo, va bene, di raggio pari a questo. Va bene, quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto, va bene, valgono. E quindi questa è una tecnica banalissima finché si vuole, ci ho già speso troppo tempo, per analizzare, va bene, per poter analizzare, la conclusione è la seguente, che è importante per quello che diremo dopo, la stabilità di un qualunque movimento di sistema attraverso l'analisi dell'equilibrio nell'origine di opportuno sistema, ottenuto come? Va bene, semplicemente con una traslazione, va bene, delle variabili di stato, diciamo che traslazione per la cui origine corre lungo la il movimento. Allora, senza perdita di generalità, noi potremmo dire che se troviamo metodologie di carattere generale per analizzare il seguente problema, continuo a chiamare xi le variabili di stato, poi ci cambiano nome, xi punto uguale a un certo f, non è questo stesso, cambierà, sarebbe meglio che lo chiamassi g, ma poi d'ora in poi lo chiamerò f, di xi con f di 0 uguale a 0, quindi con equilibrio nell'origine. Se riesco a trovare una metodologia di carattere generale per risolvere questo problema, analisi della stabilità di un sistema con equilibrio nell'origine, analisi dell'equilibrio della stabilità dell'equilibrio nell'origine di opportuno sistema, io ho risolto in generale, va bene, il problema dell'analisi della stabilità di un qualunque movimento di un qualunque sistema. Con un piccolo inconveniente, quale? Vediamolo subito. Perché dovremo limitare il problema, va bene, ai nostri interessi. Riprendiamo il nostro sistema x punto uguale gomma grande, x punto uguale ad f di x virgola u, e x tilde di t sia una soluzione sotto l'ingresso u tilde di t. È vero, non lo rifaccio, va bene il discorso di prima, ma in generale x tilde di t e u tilde di t sono funzioni del tempo. U tilde di t, anzi, è l'ingresso, lo scelgo io, sarà quel che sarà, e x tilde di t una soluzione. Allora, se noi andiamo a pensare al sistema xi punto uguale a g con equilibrio nell'origine, quel g, disgraziatamente, non è funzione soltanto di xi,
ma è funzione direttamente anche del tempo. Perché quel G è F di x tilde più xi, virgola, u tilde meno x tilde punto, va bene? E quindi x tilde è funzione del tempo, u tilde è funzione del tempo e così via, non sono delle costanti. Bene, quindi il problema di carattere generalissimo, va bene, si può enunciare in questa maniera. Se io risolvo il problema della stabilità dell'equilibrio nell'origine per un sistema tempo variante, va bene, ho risolto tutto, questo sì, questo va bene. E attenzione, ci sono tecniche anche alla Lyapunov che risolvono un problema di questo tipo, però va bene, sono virgolette, se volete, abbastanza complicate. Va bene. E invece il problema diventa decisamente più semplice in un caso, va bene, che fortunatamente è quello di interesse in particolare, va bene, che è il seguente: supponiamo che già il sistema di partenza sia stazionario, perché se non è stazionario dipende lui direttamente dal tempo, arriveremo sempre ad una funzione anche lei che dipende direttamente dal tempo. Ma se andiamo ad analizzare un x tilde di t, un equilibrio costante nel tempo, cioè un movimento in cui x tilde di t sia costante nel tempo, va bene, che quindi sarà necessariamente, se è costante nel tempo, le sue derivate sono nulle nel tempo, va bene, e quindi è un equilibrio sotto un ingresso u tilde di t anch'esso costante nel tempo, che è la cosa normale, usuale, va bene. Allora, questa espressione che è la nostra G, è vero, dipende da x tilde e x tilde punto, va bene, ma x tilde punto è zero. Va bene, perché x tilde per ipotesi ora è costante nel tempo, va bene. E se x tilde è costante e u tilde è costante, questa qui che diventa la nostra g è funzione solo di xi. E otteniamo un sistema traslato stazionario. E noi risolveremo il problema, cercheremo di risolvere il problema in questo caso, che significa, in definitiva, trovare un metodo per analizzare la stabilità degli equilibri, va bene, di sistemi, pur non lineari finché si vuole, ma di sistemi stazionari. Il problema che ci poniamo, quindi, lo ripeto in questo istante, è il seguente. Ora ricambio il nome Alexi, va bene, e le richiamo X, ma col significato ovviamente che abbiamo appena dato, sia X punto uguale F di X, un sistema dinamico con f di 0 uguale a 0. Quindi con equilibrio nell'origine. Decidere se questo sistema ha l'equilibrio, poi ne potrebbe avere anche altri equilibri, attenzione. Ad esempio, potrebbe darsi che 0 sia uguale ad f di un vettore 21 prima componente, 25 la seconda, meno 32 la terza, quindi un altro equilibrio. Però noi siamo interessati ad analizzare la stabilità dell'equilibrio nell'origine di detto sistema. Se poi risolviamo, va bene, questo problema, risolveremo anche il problema di possibile altro equilibrio. Basterà prendere questo nuovo equilibrio e riportarlo con un cambiamento di variabili sempre nell'origine. In cosa consiste il metodo diretto di Lyapunov? Consiste in questo: prima darò una spiegazione decisamente intuitiva, poi formalizzeremo il tutto. Ovviamente farò dei disegnini per un sistema a due variabili di stato. Va bene, quindi sia al solito x punto lo riscrivo f di x, il nostro sistema, per
con f di 0 uguale a 0, prendiamo lo spazio dello stato, in questo caso x con 1, x con 2, e definiamo opportuna funzione v di x, e quindi in questo caso di x con 1, x con 2, se sono nello spazio n dimensionale sarà v di x con 1, x con 2, x con n, la quale v di x1, x con 2 sia uguale a 0 nell'origine, nel vettore nullo, va bene, e quindi all'equilibrio, e sia strettamente positiva, maggiore, non uguale, maggiore di 0, scusate, ho commesso un errore, in opportuno intorno, vi basta un intorno, va bene, dello spazio di stato, va bene, quando ovviamente il vettore x è diverso da 0 ma appartiene a questo intorno. Facciamo un disegnino. Se la v di x è una funzione di questo tipo, ad esempio x1 quadro più x con 2 quadro, che è un classico, facciamo il disegnino, la v di x, v x con 1, x con 2 avrà un andamento di questo tipo, passa per 0 e poi è positiva, e avrà delle curve di livello, v di x uguale a k1, positivo, v di x uguale a k1, negativo, non ammette soluzioni, v di x uguale a k2, v di x uguale a k3 e così via. E almeno, attenzione, non sto a dilungarmi eccessivamente, ma con un minimo di considerazioni, va bene, se la v di x è continua, cosa fondamentale, va bene, e con le sue derivate prime rispetto a x con 1, x con 2, x con n, si può vedere che queste curve di livello, almeno, va bene, per certi valori di k fino a un certo limite, sono curve di livello che via via chiudono, cioè racchiudono le curve di livello a valore inferiore. Va bene, quindi aumentando il k, queste curve di livello, va bene, vanno, virgolette se si vuole, verso l'alto, va bene, in qualche maniera. E allora, se noi prendiamo un x con 0, eccolo qui, e partiamo da questo stato iniziale, ci sarà una traiettoria, e diciamo, eccola qui la traiettoria, parto da qui, la disegno così, x con 1, x con 2, qualitativamente, ci sarà una traiettoria. Ora, lungo questa traiettoria, la v che fa? La v di x di t che fa? Beh, dipende. Se la sua derivata rispetto al tempo, derivata totale rispetto al tempo, va bene, sono certo che è negativa, la v di x di t che fa? Decresce. Va bene. E se decresce, si capisce bene, va bene, proprio per la forma della v di x che abbiamo scelta, ripeto, i discorsi sono ancora decisamente intuitivi, ma si capisce bene che questa traiettoria deve tendere verso l'origine, attraversare curve di livello a valore via via decrescente, questa traiettoria, va bene, il che significa avvicinarsi all'origine. E quindi, se la v punto, derivata totale di v rispetto al tempo, è negativa, potremo in una qualche maniera sperare, e poi decideremo anche che è vero, va bene, che l'equilibrio nell'origine è stabile, e poi decideremo se è stabile o addirittura asintoticamente stabile. Se invece la v punto di x è positiva, che fa questa v di x nel tempo? Cresce.
E quindi la traiettoria via via attraversa curve di livello della V di x a valore via via crescente, quindi si allontana dall'origine. C'è da pensare, e sarà così, va bene, che in questo caso l'equilibrio nell'origine sia instabile. E poi c'è un caso disgraziato. Quale? Va bene. Caso disgraziato è che lungo, diciamo, la nostra traiettoria la V punto sia in parte positiva e in parte negativa. Dove la V punto, la derivata rispetto al tempo, è positiva, la V di x cresce. E dove invece è negativa, la V di x cala. Che farà alla fine? Punto interrogativo. Ma non lo so. Va bene. E quindi in questo caso disgraziato, però che purtroppo si presenta il maggior numero di volte poi, e alla fine farò un commento, non potrò decidere niente. Ci ho detto, enunciamo il metodo diretto di Lyapunov, lo enunciamo in maniera formale, e poi vedremo perché. Allora, sia x punto uguale f di x, un sistema con equilibrio nell'origine, f di 0 uguale a 0. Se esiste un intorno dell'origine in cui riesco a trovare una V di x, una funzione V di x che sarà chiamata funzione di Lyapunov, definita positiva, e ora spenderemo una parola su questo fatto, una V di x definita positiva, continua con le sue derivate prime. E in tale intorno otteniamo una V punto di x che sia almeno semidefinita negativa, cioè di segno opposto. Allora l'equilibrio nell'origine è stabile. Commento, cosa vuol dire V di x definita positiva? Dovremmo saperlo tutti. Va bene. Per darne una definizione formale dovrei parlare di funzioni di classe K. Anzi, se ne avete sentito parlare, una V di x è definita positiva se esiste una funzione di classe K tale, va bene, che V di x risulta maggiore di φ di K per norma di x uguale a k. Ma nella sostanza cosa significa? Se la V di x è continua, basta per dire che è definita positiva, basta dire, va bene, che esiste definita positiva nei dintorni dell'origine, dopodiché quando ci allontaniamo importa un accidente, quel che succede, basta dire che la V di x deve valere 0 in x uguale a 0, e strettamente positiva in x diverso da 0 e appartenente all'intorno in esame. Ovviamente, al di fuori di questo intorno non ce ne importa niente. V punto, e ora vedremo come la calcoliamo la V punto. Semidefinita negativa vuol dire che la V punto dovrà essere uguale, e questo necessariamente lo è, 0 in x uguale a 0, e questo accadrà sicuramente, e invece minore o il più uguale a 0, per essere semidefinita,
inizia diverso da zero. Allora, rispetto all'esempio precedente, meglio, rispetto alla, a ciò che ho detto qualche minuto fa, che era un'illustrazione qualitativa del metodo, vi ricordate cosa ho detto? Dico x punto uguale f di x, prendiamo una v di x definita positiva. Bene. Partiamo da un is con zero e partendo da questo is con zero avrò una traiettoria. Attenzione, se lungo la traiettoria, ho detto, attenzione, se lungo la traiettoria la v punto è negativa, va bene, allora l'equilibrio è stabile. Va bene. Qui non parlo di traiettorie, qui dico in quell'intorno la v punto è almeno semidefinita negativa. È chiaro, va bene, che la condizione è sufficiente, non è detto che sia necessaria, va bene, ma è sufficiente, perché se la V punto è sempre negativa o semidefinita negativa in tutto l'intorno, va bene, in quell'intorno ci sta una qualunque traiettoria, quindi certamente la V punto X è negativa o negativa più zero, va bene, lungo tutta una qualunque traiettoria che parta da uno di quei punti. Allora, questo è l'enunciato del metodo diretto di Lyapunov. Prima di dimostrarlo, vediamo un po' cos'è la V punto. Ricordiamoci il... Ogni volta che scrivo questo benedetto, ma lo scrivo perché lo scrivo in cima. X punto uguale f di x con f di 0 nell'origine. Oh, attenzione, lo scrivo in maniera spaparanzata ora. X1 punto xn punto uguale ad f1 di, scrivo x, ma x1, x con 2, x con n. F2 di x, f con n di x, x con 1, x con 2, x con n. D'accordo, questo è il nostro sistema. E presa una v di x definita positiva che deve essere continua con le sue derivate prime parziali rispetto a x con 1, x con 2, x con n. Cosa intendiamo, scusate se lo dico, va bene, con derivata totale di v rispetto al tempo? Va bene. Cos'è che cambia con il tempo? Il sistema no, è tempo variante, va bene, ma col tempo cambia la x di t, va bene, a meno che non parta proprio dall'origine, per cui la x rimane a zero nel tempo, e quindi la derivata di v totale rispetto al tempo sarà uguale alla derivata parziale di v rispetto alla prima variabile di stato, che moltiplica la derivata di x con 1 rispetto al tempo, x1 punto. Ma x1 punto è, le equazioni ci devono entrare in una qualche maniera, se no f1 di x1 x con n più derivata di v rispetto alla seconda variabile di stato x con 2 per x con 2 punto per f2 di x1 x con 2 x con n più puntolini derivata ultima derivata parziale di x con n per fn di x con 1 puntolini x con n, che possiamo anche scrivere in questa maniera, uguale al prodotto scalare tra il gradiente di v, virgola, e ovviamente le funzioni f del nostro sistema, il vettore delle funzioni f1, f2, fn. Il gradiente di uno scalare è un vettore che ha per componenti le derivate parziali, va bene, di v rispetto, diciamo, ai diversi elementi, alle diverse componenti del vettore. Quindi se noi scriviamo questo prodotto scalare euclideo, ovviamente, va bene, questo prodotto scalare, otteniamo esattamente questo.
Allora, prima ancora di darne la dimostrazione, va bene, cosa dovremmo fare? Dato un dovremmo fare le seguenti cose. Va bene. Dato un sistema con equilibrio x-ec, prima cosa, va bene, trasformarlo in un sistema con equilibrio nell'origine, quindi fare il cambiamento di variabili x uguale x-ec più xi, ottenendo un sistema xi punto uguale f di xi, va bene, sì, non lineare ma stazionario, con equilibrio nell'origine. E ora proviamo, prendiamo una v di x definita positiva in opportuno intorno, va bene, dell'origine, calcoliamo la v punto con questa tecnica. Se la v punto che ottengo è in quell'intorno almeno semi definita negativa, allora l'equilibrio è stabile. Siamo d'accordo? Ancora prima di passare alla dimostrazione, se io dovessi analizzare la stabilità non di un equilibrio ma di un movimento, va bene, o anche se e o se il sistema iniziale fosse tempo variante, otterrei ancora con un cambiamento di variabili un sistema di questo tipo, va bene, però attenzione, più complicato, x punto uguale f di x virgola t, con f di 0 virgola t uguale a 0 per ogni t, va bene, perché l'origine deve essere un equilibrio, otterrei questo, va bene. Allora il problema andrebbe impostato nella seguente maniera, va bene, perché devo esaminare l'equilibrio nell'origine di un sistema tempo variante. E allora dovrei prendere, ecco perché, ma lo dico, spendo due parole semplicemente, poi non ne facciamo di niente, dovrei prendere non una v di x soltanto, ma una v di x e del tempo, va bene, in maniera tale che qualunque sia t, questa v di x e del tempo sia definita positiva, in ogni istante sia definita positiva. Va bene. Calcolare la v punto. Va bene, derivata totale, va bene, della quella v rispetto al tempo, che non è più questa soltanto, va bene, e questa più, visto che v è funzione del tempo, la derivata di v rispetto alla variabile tempo, quindi c'è un altro termine, siamo d'accordo, e anche addirittura questo, che è questo qui, va bene, non è funzione solo di x, ma sarebbe anche funzione del tempo. Va bene. E cosa dovrei verificare? Va bene, che questa v punto, qualunque sia il tempo, va bene, sia almeno semi definita negativa. È chiaro che il calcolo si complica in maniera non indifferente. E quindi lasciamo perdere. Dimostrazione della del metodo di Liapo, farò una dimostrazione molto... Guardate che c'è gente che ci ha perso un sacco di tempo su queste cose qui, perché, talvolta bisogna essere estremamente precisi e così via. Ma... Allora, esiste un intorno in cui la V di X sia definita positiva. Definita positiva e la v punto sia almeno semi definita negativa, questa è l'ipotesi. Allora prendiamo innanzitutto un intorno circolare, va bene, di raggio rho, in cui appunto la v interno a questo intorno non circolare, va bene, in cui la V sia definita positiva, la V punto almeno semi definita negativa. E cominciamo a definire le seguenti funzioni. Una prima funzione, φ
di K per K compreso tra 0 e Rho. Uguale inf della V di X quando norma di X è compresa. Uguaglianza compresa, va bene che sarà importante, tra K e Rho. Anzi, in questo caso, se l'intorno circolare è un intorno chiuso, contiene la frontiera, va bene, questo insieme, X compreso tra K e Rho, è un insieme limitato e chiuso. Va bene, quindi è un compatto, va bene come si suol dire, e quindi questo estremo inferiore addirittura è, c'è un punto in cui la V di X assume il valore di detto estremo inferiore, quindi esiste un minimo, va bene, ma questo è che razza di funzione è questa φ di K? Innanzitutto è definita, abbiamo detto, sul reale K tra 0 e Rho. È una funzione che vale certamente 0 nello in K uguale a 0. E per K che va da 0 a Rho è una funzione certamente monotona non decrescente. Vediamo un po' perché. E aiutiamoci al solito con un disegnino, questo sia il cerchio di raggio Rho. Prendiamo un primo cerchio qui interno di raggio K2 e un secondo cerchio di raggio K1, cui corrispondono K1 è più piccolo di K2. Allora, φ di K2 è l'estremo inferiore in questo insieme della V di X. E φ di K1 invece è l'estremo inferiore su un insieme che contiene il primo. Perché è, va bene, una corona circolare, va bene, che contiene la corona circolare precedente. Ora, se c'è una funzione v di x, calcolo il suo estremo inferiore, va bene, in due insiemi di cui l'uno, che, di cui l'uno contiene l'altro, è abbastanza ovvio, che l'inf nell'insieme più grande, va bene, è o è minore o al più uguale, va bene, all'inf nell'insieme più piccolo, va bene, se no si arriverebbe all'assurdo che uno dei due non sarebbe inf sicuramente nel proprio insieme. Per cui il valore φ in K1 è minore φ di K1, è minore o tutt'al più uguale, può darci, a φ di K2. E questo basta per affermare che la φ di K è monotona non decrescente. Inoltre, e qui ci vorrebbe un minimo di analisi, va bene, ma lasciamo perdere, la continuità della V di X in tutto quell'intorno circolare assicura la continuità della φ di K. Attenzione, φ di K è una funzione non in Rn, ma in R1, va bene. Anzi, limitato ad un intervallo. E quindi la φ sarà una funzione qualitativamente di questo tipo. Ci possono essere dei tratti in cui la φ rimane costante, non può mai calare. Prima funzione, φ di K. O faccio osservare che se in x tilde, la v di x tilde è minore
strettamente minore, di un certo fi di k tilde, ciò significa che certamente la norma di x tilde è minore di k tilde. Perché se non fosse minore, quel fi di k tilde non sarebbe l'estremo inferiore nella cerchio, va bene, nella corona circolare compresa tra rho e k tilde. Seconda funzione, psi, sempre di k, uguale a sup estremo superiore ora della v di x per norma di x compreso tra 0 e k. Anche questa è una funzione che vale 0 in 0, che valga 0 in 0 e devo fare il sup, magari anche come limite, ma il sup, va bene, in un intorno di raggio 0 sullo 0 e quindi il valore della v di x in 0 che è 0 per ipotesi. Va bene. È una funzione, va bene, ovviamente positiva, perché v di x è definita positiva, va bene, e anch'essa è monotona non decrescente. Infatti, se questo è il cerchio di raggio K1 e questo è il raggio K2, la V di K1 è l'estremo superiore qui dentro, della V di X qui dentro. La V di K2 è l'estremo superiore in un cerchio che contiene il precedente. È chiaro che l'estremo superiore, va bene, di una funzione in un dominio che contiene un altro dominio è certamente maggiore o al più uguale all'estremo superiore nell'insieme più piccolo. Va bene. Da cui psi di k, ovviamente vale ancora psi di k1, minore o uguale a psi di k2, k2 è più grande, sì. E quindi ciò basta per dire che anche la funzione psi è monotona non crescente, non decrescente. Inoltre vale certamente un'altra proprietà che lega psi e fi, psi di k certamente maggiore o uguale a fi di k. Perché? Questo sia il cerchio di raggio K. E questo sia il cerchio di raggio Rho. Va bene. Allora, l'uno è l'inf su questo insieme chiuso. Ovviamente cerchio di raggio K compreso. Va bene. L'altro è il sup su quest'altro insieme. Cerchio compreso. Circonferenza compresa. Allora i due insiemi hanno dei punti a comune. Va bene, quali? I punti di quella circonferenza. Se due insiemi hanno dei punti a comune, me ne basta uno di punti a comune, chiamiamolo x tilde, allora l'inf di un certo v, di v di x, va bene, è certamente minore o uguale a v di x tilde, che è certamente minore o uguale a sup di v nell'insieme. Va bene, è chiaro che non può essere, va bene, che due insiemi che hanno un punto a comune, va bene, l'inf dell'uno sia maggiore del sup dell'altro, perché ci sarebbe il valore assunto dalla v in quel punto e non tornerebbe più che l'uno sia l'inf e l'altro sia il sup. Il che significa quindi che noi avremo certamente in un intorno circolare di raggio Rho due funzioni, le disegno qualitativamente.
una questa e un'altra questa. Oh, attenzione, le ho disegnate in maniera monotona, crescente addirittura, ma non c'è magari poi un'osservazione da faremo, anche se sono... L'importante è che siano non decrescenti. E ora per decidere sulla stabilità cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa di questo tipo. Ricordiamoci la definizione. Fissato un epsilon ad arbitrio, disegnino. Ancora, continuiamo con questo disegnino. E quindi fissato un epsilon ad arbitrio intorno circolare di raggio epsilon. Esiste un eta, devo trovare un eta che sarà una funzione di epsilon, ovviamente cambio l'epsilon, questo eta dovrà cambiare necessariamente, va bene, che sarà necessariamente minore o uguale ad epsilon, tale che per ogni x di 0, in questo caso l'equilibrio in esame è nell'origine, quindi per ogni x di 0 all'istante iniziale minore di eta, e quindi eta dovrà essere un intorno di raggio più piccolo e più uguale ad epsilon. E quindi se io parto, deve accadere questo, che se io parto da uno stato iniziale dentro quell'intorno, allora x di t meno l'equilibrio, ma che è 0, quindi scriviamo x di t, in norma deve essere minore di epsilon per ogni t maggiore o uguale a t con 0. Questo deve accadere. E quindi dobbiamo dimostrare che nelle nostre ipotesi accade esattamente questo. Com'è? C'è qualche problema? Si può andare avanti? Allora, facciamo un lavorino di questo tipo. Va bene. Abbiamo l'epsilon, lo scegliamo noi, arbitrario quanto si vuole, nulla vieta, va bene, di prendere un epsilon più piccolo di rho, va bene, di quelli intorno in cui v e v punto sono definite in segno, come abbiamo detto. Allora sia questo epsilon. O ci sarà uno o più valori, per ora ammettiamone che ce ne sia soltanto uno, va bene, phi di epsilon, certamente in epsilon la phi assumerà un certo valore. Bene. E ora prendiamo invece l'intervallo eta in questa maniera. Consideriamo il punto in cui la psi, questa è psi e questa è phi, in cui la psi assume lo stesso valore phi di epsilon. Esiste questo punto in cui la psi assume quel valore? Certamente sì, va bene, abbiamo detto, senza dimostrarlo, ma che la continuità della V, va bene, comporta la continuità sia della phi sia della psi. Va bene. Ma se la psi è continua, monotona, non decrescente, va bene, nell'intervallo 0 rho, va bene, e si assume certamente tutti i valori compresi tra minimo e massimo, il minimo è 0, va bene, il massimo è il valore assunto in rho sicuramente, quindi esisterà, va bene, un certo punto, chiamiamolo eta, questo punto, in cui psi di eta uguale a phi di epsilon. Ovviamente eta, proprio per la questione della monotonia, è certamente minore o uguale a epsilon, non può essere superiore. E allora prendiamo, l'intorno che prendiamo è fissato da questo raggio eta. Cosa basta far vedere ora? Quindi fissato un epsilon, abbiamo trovato un eta, basta far vedere che se parto da un qualunque punto interno a quel intorno di raggio eta, la traiettoria che ne trae origine
non esce dall'intorno di raggio epsilon, e quindi norma di x di t, va bene, per ogni t minore di epsilon, siamo d'accordo? Ma per far questo, va bene, se questo è x di 0, va bene, la v di x al generico istante t, qualunque sia però t maggiore o anche uguale a t con 0, è certamente minore o uguale, visto che la v punto è, per ipotesi, va bene, almeno semidefinita negativa, quindi quei punti assume o valori negativi o valori nulli, tutto il più. Il che significa che la v di x di t, se volete scriviamolo, la v di x di t è uguale alla v di x di 0, all'istante 0, più integrale tra 0 e t di v punto, che è negativa, quindi ovviamente questa... Allora, la v di x di t è minore uguale alla v di x di 0, che è certamente minore o tutto al più uguale a psi di eta, perché psi di eta è il sup in questo insieme, e quindi la v in un punto di quell'insieme assume valori minori o uguali al sup, ma psi di eta uguale a, per come l'abbiamo scelto, fi di epsilon. Siamo d'accordo? Il che significa che la v di x di t per ogni t maggiore di t con 0 è minore o al più uguale a fi di epsilon. E questo per l'osservazione di prima, di 3 minuti fa o 1 minuto fa, va bene, significa che questo significa che la norma di x di t è certamente minore o uguale ad epsilon, come dovevasi dimostrare. Allora, siamo sicuri della stabilità. Va bene, in questo caso possiamo concludere quindi con la seguente affermazione: dato x punto uguale a f di x con equilibrio nell'origine, f di 0 uguale a 0, se esiste un intorno in cui la v di x è strettamente positiva, 0 in 0 e poi in tutti gli altri punti strettamente positiva, deve essere definita positiva, e la v punto che ne trae origine da questa v di x, tenendo conto delle equazioni del sistema, risulta in detto intorno almeno semidefinita negativa, quindi o è in detto intorno positiva o è nulla, allora l'equilibrio è certamente stabile. Seconda parte, va bene, del metodo diretto di Lyapunov. Sentite, proseguiamo fino all'una e 10, tutta più, poi senza intervallo. Allora, dicevo, proseguiamo, va bene, con un ulteriore passino avanti. Il metodo diretto di Lyapunov afferma addirittura che se v di x è definita positiva in opportuno intorno e la v punto che ne trae origine, va bene, è in detto intorno definita negativa, non semidefinita, e quindi va 0 in 0, che la v punto valga 0 in 0, ora è decisamente ovvio, va bene, però negli altri punti di quell'intorno assume valori negativi, va bene, allora l'equilibrio è addirittura non soltanto stabile, ma addirittura asintoticamente stabile. Oh, attenzione, che la v punto in 0 valga 0 è, scusatemi, vergogna. Va bene.
decisamente ovvio, va bene. L'avu punto che cos'è? Mettiamolo in questa forma. Il prodotto scalare tra gradiente di V e la F. Calcolate dove? In zero. Ma la F calcolate in zero, va bene, per ipotesi sono zero e quindi quel prodotto scalare è zero. Va bene. Quindi è perfettamente inutile andare a dire, si dice per maggior non precisione, ma così, va bene, ma è pleonastico dire che la V punto in zero è zero, è decisamente ovvio. Allora veniamo alla nostra seconda parte del metodo diretto di Lyapunov. Se esiste un intorno, ovviamente sempre dell'origine, il sistema è sempre x punto uguale f di x, in cui la v di x è definita positiva e la v punto è definita negativa, allora l'equilibrio è asintoticamente stabile. Vediamo un po' cosa dobbiamo decidere, cosa dobbiamo far vedere per decidere che l'equilibrio è asintoticamente stabile. Dobbiamo, 1, trovare un intorno, definire un intorno in una qualche maniera dell'equilibrio nell'origine, tale che dovrà accadere una cosa di questo tipo, va bene, partendo da un qualunque punto di quell'intorno, la traiettoria deve tendere all'origine. Siamo d'accordo? Prima, quando si parlava di semplice stabilità, non stabilità asintotica, non siamo andati in cerca di un intorno di questo tipo. Abbiamo semplicemente detto se esiste un intorno in cui V è definita positiva, V punto è semidefinita negativa. Secondo, dobbiamo decidere sulla stabilità dell'equilibrio, ma questo è pleonastico perché se la V punto è definita negativa è certamente semidefinita, quindi per quanto abbiamo detto 3 minuti fa che l'equilibrio sia stabile è fuori discussione. 3 invece dobbiamo dimostrare che partendo da uno stato iniziale appartenente a detto intorno, qualunque esso sia, questo stato iniziale x di t in norma tende a zero. Questo dovremmo dimostrare. Allora, primo, definiamo l'intorno da cui accade, una cosa di questo tipo. O la definizione di questo intorno è deciso. Troviamo un intorno, non è detto che sia unico, anzi, ne riparleremo di questi intorni del punto di equilibrio. Bene. Ma trovarne un intorno è decisamente banale, basta prendere un intorno circolare in cui la V di X sia strettamente positiva e la V punto di X sia strettamente negativa. Esiste? Certo, per ipotesi. Va bene. Basta prendere un intorno circolare compreso, va bene, in quell'intorno iniziale di definizione. E allora, senza perdita di generalità, possiamo prendere questo intorno circolare, va bene, di raggio delta. Ho trovato un intorno di raggio delta, va bene. E cosa devo far vedere ora? Una cosa. Se prendo un qualunque punto di questo intorno e lo prendo come stato iniziale della dinamica del nostro sistema x punto uguale f di x, la traiettoria, va bene, il movimento che ne trae origine, tende a zero quando t tende all'infinito. Allora, per far questo, consideriamo la seguente funzione. Meno v punto di x fratto v di x. Per x che varia in quell'intorno. Detta funzione, v punto, meno v punto su v, essendo v di x a valori positivi e v punto di x a valori negativi, va bene, è una funzione positiva, fuori discussione. Va bene.
e consideriamo l'inf di questa funzione. Ovviamente l'inf per x compreso tra 0 e rho. Questo inf, ci possono essere due possibilità, una, ma inutile andare, ci possono essere due possibilità, va bene. Primo, è un numero strettamente positivo. Scusi, rho o delta? Delta, sì, le chiedo scusa, rho, ormai, quel delta l'ho chiamato rho in questo caso, quel rho l'ho chiamato delta in questo caso. Allora, questo h estremo inferiore ovviamente non può essere negativo, questo è ovvio, va bene, e quindi è un valore strettamente positivo. E l'altra più disgraziata ipotesi, va bene, è che h possa essere nullo, va bene, perché quando v e v punto tendono all'origine, sia v punto tende a 0 che v tende a 0, va bene, quello diventa un rapporto in cui, che assume valori certamente positivi, ma il limite può essere 0, va bene, il limite, e se il limite è 0 vuol dire che quell'estremo inferiore è 0. Esaminiamo prima questo caso. Allora, se è vero questo, se h è strettamente maggiore di 0, abbiamo che meno v punto, scusate, di x di t, va bene, funzione di x, ma risparmiatemi il su v, è certamente maggiore o tutto al più uguale ad h. H l'estremo inferiore, va bene, quindi, da cui meno v punto maggiore o uguale ad h per v, ho moltiplicato per v, ma v è positivo e quindi non cambia il segno della disuguaglianza, da cui hv più v punto è minore o uguale a 0, è negativo questa quantità. E ora moltiplichiamo quella quantità, va bene, certamente negativa, per un numero positivo e alla h t menti 0, un esponenziale, va bene, esponente reale, va bene, quindi l'esponenziale è un numero certamente positivo, non cambia il segno della disuguaglianza, quindi e alla h t menti 0 per hv più e alla h t menti 0 per v punto è certamente minore uguale a 0. Devo cambiare pagina, però rivediamolo un istante, questa... Siamo d'accordo? Siamo arrivati qui. E ciò accade fino a che, certamente accade, fino a che lo stato x di t non esce da rho. Va bene, perché quello è l'inf per norma di x, rho, delta. Va bene, norma di x minore di delta. Ora, se noi osserviamo la parte a sinistra di questa disuquazione, non è altro che la derivata rispetto al tempo di v di x per e alla h t menti 0, farsi i conti, va bene, v punto derivata qui per l'altra inalterata è la h t menti 0 più eccetera, sto semplicemente, va bene, verifica immediata, che ovviamente è minore o uguale a 0. Ovvero sia, questa quantità deve decrescere nel tempo, deve essere non crescente, diciamolo meglio. Va bene. E quindi all'istante t generico, v di x per e alla h t menti 0 deve essere minore o uguale della v all'istante iniziale, t con 0, e quindi v di x con 0.
Siamo d'accordo? Questa qui è una costante, è un numero. Va bene. Questo deve essere sempre minore o uguale a t con 0, a di una costante. Chiamiamola pure m, questa costante. Va bene. Ma questo è un prodotto tra due numeri in cui uno è alla h t meno t 0, essendo h strettamente positivo. Va bene? Quando t cresce tende all'infinito. Cosa vuol dire? Che v di x di t deve tendere a 0, fuori di discussione. E se deve tendere a 0, va bene, fissato un qualunque epsilon, va bene, intorno dell'origine, esiste un istante t grande, va bene, certamente, per cui la norma di x di t diventa, da quell'istante in poi, la norma minore di epsilon, da cui dimostrato che esiste il limite di x di t per t che tende all'infinito, e questo limite è l'origine. In definitiva, la v di x di t tende a 0, l'unico punto in cui vale 0 è l'origine, quindi la traiettoria deve tendere all'origine. Secondo caso, un po' più arzigogolato, ma insomma, va bene, quando h uguale a 0, quell'estremo inferiore è nullo. Allora, scegliamo un epsilon. E quindi intorno di raggio epsilon. Se ho disegnato un epsilon così, il delta è decisamente più grande, non lo disegno. Va bene. Ecco, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che anche se quell'h, perché se h è uguale a 0, attenzione, qui nella se h è uguale a 0, questo è 1. E quindi questo qui è 1, e quindi viene v di x minore o uguale a v di x con 0. Non ho nessuna certezza, va bene, che v di x tenda a 0 e che quindi la traiettoria, va bene, tenda all'origine. Allora dobbiamo arzigogolare, eppure il risultato vale lo stesso, e dobbiamo arzigogolare la dimostrazione nella seguente. Fissato un epsilon, devo dimostrare che da qualunque stato io parta, va bene, anche se quell'estremo inferiore è 0, la traiettoria, esiste un t grande tale che x norma di x di t per t maggiore di questo t grande, questa norma di x di t diventa minore di epsilon, proprio definizione di limite, di quella norma di x di t. Quando t tende all'infinito deve essere 0, significa che, devo dimostrare questo, preso un intorno dell'origine, va bene, esiste un t grande tale che per t maggiore di t grande la norma di x di t deve essere tutta all'interno dell'intorno di raggio epsilon, va bene, soltanto allora x di t, quando t tende all'infinito, tende a 0. Dobbiamo allora a questo punto, attenzione, si fa una cosa di questo tipo. L'equilibrio è stabile, questo è fuori discussione. Va bene. Allora, ricordando la prima dimostrazione usando quelle due funzioni psi di per dimostrare la semplice stabilità, va bene, psi di epsilon, fi di epsilon e così via, a questo epsilon è legato un eta. Certamente. Tale che se io parto da un x, non da questo, ma da un x con 0 interno a questo cerchio, la traiettoria non esce dall'intorno di raggio epsilon. Siamo d'accordo? E allora si tratta di andare a vedere se nella sua dinamica la traiettoria che trae origine da questo punto è tale che esiste un istante t grande
va bene, per cui questa traiettoria entra in questo insieme. Attenzione, quell'insieme non è arbitrario, va bene, dipende da epsilon, dipende. E allora cosa possiamo fare? Possiamo fare una cosa di questo tipo, va bene. Se questo è eta, ma se volete prendiamo eta mezzi, eta terzi, eta quarti, eta per 0,9, va bene, un po' a fare un po' più vicino, ma proprio per sfizio, va bene. E andiamo in cerca, questo sia il raggio delta. Ancora dell'inf di meno v punto su v, non in tutto l'intorno di raggio delta, perché abbiamo detto è 0, va bene, ma nella, diciamo, in questa corona circolare fino a eta mezzi. La funzione v di x, va bene, se comprendo anche i raggi, ovviamente è in questo insieme. È chiuso e limitato, la funzione v di x assume sia il minimo che il massimo, e quindi esiste un punto, va bene, di questo dominio in cui meno v punto su v assume il valore pari all'inf ed è certamente positivo, chiamiamolo h tilde, e quindi inf di meno v punto v uguale ad h tilde, certamente positivo ora. E abbiamo risolto il problema. Abbiamo arzigogolato un po', ma abbiamo risolto un problema, perché con la tecnica di prima, va bene, allora la v di x di t per e alla h tilde t men t0, va bene, deve decrescere. Deve essere minore o uguale di una costante m, e fino a quando vale, va bene, questa relazione qui, sicuramente, va bene, vale fino a che lo stato x giace in un punto che appartiene a quell'insieme di cui abbiamo calcolato l'inf, e quindi anche punti di modulo inferiore ad eta, siccome al crescere di t, va bene, questa quantità rimane limitata, va bene, e allora e siccome e alla h tilde t men t0, allora sono certo, tende all'infinito, vuol dire che la v di x di t tende a 0. In particolare esiste un t grande, per cui v di x all'istante di t grande, va bene, diventa minore di psi di eta mezzito, va bene, quel che era. Va bene. In definitiva entro da un punto di vista, entro nell'insieme di raggio eta, e da quel momento, per altro ragionamento, sono certo che non esco più dall'intorno di raggio epsilon. Tra delta, va bene, e eta mezzi, se si vuole, o 0,9 eta, va bene, o perché. Esempi. Anzi, no, scusate, prima ancora degli esempi. Allora, riepilogo. Senza u, f di x, scusate, con f di 0 uguale a 0, il nostro solito sistema. Prendiamo una v di x, accidenti, cambio pagina, prendiamo una v di x definita positiva,
calcoliamo la V punto. Possono succedere le seguenti cose. La V punto vale certamente 0 nell'origine, fuori discussione. Però può accadere che la V punto sia maggiore o uguale a 0. Quindi semidefinita positiva, va bene, al di fuori dell'origine ovviamente. E abbiamo deciso per la sicuramente, quindi condizione sufficiente per la stabilità dell'equilibrio. Com'è? No, scusate, no, no, è tutto minore o uguale, semidefinita negativa. Grazie. Proprio... Ogni tanto il cervello dà i numeri, davvero si potrebbe giocarci all'otto, va bene, anche se non ci credo. Allora, stabilità. V punto invece strettamente negativa, quindi definita negativa, sempre condizione sufficiente per la asintotica stabilità. Poi ci sono altri due casi almeno. V punto definita positiva, quindi dello stesso segno di V. Non abbiamo detto nessuna parola, però si capisce abbastanza bene, va bene, che l'equilibrio, condizione sempre sufficiente, non necessaria, va bene, è instabile. E poi ci sarà, e di questa ne parliamo ora un istante, va bene, e poi ci sarà l'altro caso, V punto non definita. Ecco, questo sarà il caso in cui nulla si può dire, punto interrogativo, quando accade un fatto di questo tipo, l'equilibrio nell'origine può essere stabile, asintoticamente stabile, instabile. Non ho nessun metodo per decidere. Parliamo un istante prima della instabilità, va bene? In quale ipotesi operiamo? Solito x punto uguale a f di x, va bene? Esiste un intorno in cui V di x è strettamente positiva, definita positiva, e anche la V punto di x è definita positiva. Cosa basta far vedere? Va bene. Per decidere sull'instabilità. Basta far vedere questo. Preso, scelto un epsilon. E quindi un intorno di raggio epsilon. Va bene. Esistono sempre stati, va bene, vicini all'origine in norma quanto si vuole, tali che se io parto da uno stato di quel tipo esiste un t grande per cui la traiettoria x di t esce dall'intorno di raggio epsilon e allora è instabile. Definizione di instabilità, che è la negazione della stabilità. Quindi devo poter partire da uno stato x di t0 vicino all'origine quanto voglio. E allora consideriamo la v punto su v. Ora la funzione non meno v punto su v, ma la funzione v punto su v. Va bene, che è certamente positiva. E consideriamo il suo inf, al solito, basta per norma di x minore di epsilon, va bene, chiamiamolo h al solito,
Che c'è qualche problema? Allora, può darsi che mi debba correggere un istante. Andiamo avanti e vediamo dove andiamo a parare. Va bene. Allora, vale certamente V punto su V maggiore o uguale ad H. Da cui V punto maggiore o uguale ad H per V, da cui V punto meno HV maggiore o uguale a 0. Se moltiplichiamo ora per E alla meno H T menti 0, quindi E alla meno H T menti 0 per V punto meno HV per E alla meno H T menti 0, anche se H è, qualunque sia H, è un esponenziale e quindi è sempre positivo. Va bene, quando l'esponente è reale, e quindi sempre maggiore o uguale a 0. E questo è la derivata rispetto al tempo di V per E alla meno H T menti 0. Siamo d'accordo? Che deve essere certamente positivo. Ed allora, cambiamo pagina e poi chiudiamo per oggi, va bene, e vuol dire che V di X di T per E alla meno H T menti 0, visto che questa derivata è positiva, deve essere maggiore o uguale al valore di questa funzione in t uguale a t0, quindi v di x di t0, che sarà una costante m positiva. Allora, questa quantità, qualunque sia t, deve essere maggiore di m. Ma ora, questo esponente, quando t tende all'infinito, tende a 0. E se tende a 0 vuol dire che v di x di t, va bene, deve crescere, va bene, quando t cresce, e deve diventare, e può diventare, va bene, maggiore di psi di epsilon, e quindi uscire certamente dall'intorno di raggio epsilon, come dovevasi dimostrare. Ultima piccolissima osservazione: se quell'h è l'inf di v punto su v come prima, fosse uguale a 0, va bene, la dimostrazione così fatta cade in difetto, ma basta usare il seguente trucchettino, va bene, questo sia all'intorno di raggio epsilon. Va bene. Per quanto vicino io parta dall'origine, ma mai l'origine, perché se sono nell'origine resto lì, ovviamente. Allora, per quanto vicino io parta, vuol dire che la norma di x di t con 0, ad esempio, è uguale non a epsilon, sarà una certa norma, uguale a to eta, va bene, piccolo finché si vuole, ma certamente positivo, va bene, perché parto vicino all'origine, ma non l'origine. E allora basta prendere il solito, eta mezzi, e considerare l'inf, e quindi eta mezzi, lo stato iniziale ci sta dentro, va bene, la corona circolare che parte da delta e arriva ad eta mezzi, va bene, calcolare l'inf in questo insieme di v punto su v, e ora è certamente positivo, e rifare il ragionamento, quindi torna senza problemi. Ecco. Direi che
l'abbiamo fatta anche va bene. Per oggi chiudiamo, ci vediamo domani mattina, dunque vediamo un po', sempre alle 11:30, sempre in quest'aula?